tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Espropri per la 14, la rabbia dei residenti che incontrano l'ingegnere di Società Autostrade, Don Marco Polverare. Calma gli animi, tranquilli, fermeremo le ruspe. L'arresto dell'imprenditore Stefano Cordella, domani l'interrogatorio di garanzia nel Tribunale di Pesaro. Controllo dei NEI, visite gratuite a Palazzo San Michele per 120 persone. Oggi e domani Piazza 20 Settembre si anima di studenti per il 33esimo Trofeo Ambrosini. Missione Salute, stasera dopo il TG si parlerà di radioterapia con i medici dell'azienda sanitaria Marche Nord. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Momenti di tensione questa mattina durante l'incontro avvenuto in municipio fra i residenti espropriati, Società Autostrade e i tecnici del comune di Fano. Sono arrabbiati i residenti fanesi che dovranno dire addio a una parte dei loro terreni, delle case, dei giardini, beni magari costruiti con una vita di sacrifici. Per questo stamattina alcuni di loro hanno incontrato in municipio l'ingegnere Cerbarano di Società Autostrade, il dirigente del comune Giangolini e il responsabile del procedimento Bogino. Dopo aver ricevuto le lettere del procedimento, i cittadini si sono visti da un giorno all'altro i picchetti dell'esproprio nelle zone coinvolte, da Fenile a Tombaccia, segno che a breve partiranno i lavori per realizzare le opere accessorie alla terza corsia della 14. 60 milioni di euro per 7 chilometri di strade, una quindicina di rotatorie e due nuovi ponti. Infrastrutture che per Don Marco Polverari, che guida la battaglia dei residenti, andrà a distruggere ciò che è stato costruito anche di recente. Per il cappellano dell'ospedale Santa Croce, durante i 7 anni di progettazione dell'intervento, il comune avrebbe dovuto coinvolgere i cittadini, spiegare le motivazioni e accompagnare gli interessati in questo percorso. E invece, ha detto, è stato un passato di latitanza. Tutto il giorno non ti muove, non sarà. Guarda, sai cosa facciamo? Fermiamo le ruspe, sta tranquillo, andiamo a prendere una sera. No, io ci vado a prendere. Fermiamo le ruspe. Fermiamo le ruspe. Prendo decisione. Fermiamo le ruspe. Io credo che in questi tre aspetti possiamo dire davvero che abbiamo trovato un'amministrazione molto mancante. Il tutto è calato sulle teste dei cittadini, un po' come un'opposizione, come ecco. E quindi questo crea naturalmente lo stato di tensione che stiamo vivendo. E siccome ecco, ci stiamo resi conto che tutto questo non è che riguarda un singolo caso, ma riguarda la strada nel suo percorso, nella sua interezza, vuol dire che forse ha ragione ecco, chi ritiene che è stato un modo diffuso di agire e di progettare questa strada. I residenti hanno ancora fiducia nel sindaco Seri e chiedono che il primo cittadino non rimanga un complice di quest'opera. I lavori, infatti, secondo gli espropriati, andrebbero a creare da una parte dei vantaggi, ma dall'altra numerosi danni. E il loro dissenso sull'itinerario progettato è stato espresso anche durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Qualcosa abbiamo trovato, per fortuna, però ci creano sempre dei disagi grossi. Per dire, da casa mia, per attraversare, per andare nella strada dove ci sono i servizi, dove c'è la chiesa, dove c'è un bar, dove c'è un'area verde, devo fare 3 attraversamenti pedonali, in pratica girare tutta la rotatoria per poi accedere a questa strada. È una cosa ridicola, fa ridere, da Striscia la Notizia. Anche lei del gatto le verranno tolte diverse cose? Sì, sì, c'è una siepe alta 3 metri, ci sono le piante, una che ha 30 anni e una a 50 anni. Il brutto nostro è che a sinistra non ho le case perché è tutto verde, a destra uguale. Che senso ha portare via 4 metri di terra a noi? Si devono vergognare. Il sindaco con chi sta? Sta per proteggere i cittadini o sta contro? Oltre al danno morale c'è poi chi contesta la valutazione economica fatta da Società Autostrade. Per 9 anni l'abbiamo pagata sempre come P1, che sarebbe edificabile, strade, parcheggi, eccetera. Autostrade, nel loro verbale, ce la pagano come agricola. Uno dei due, o il comune o Autostrade, frega, bara, perché è chiaro che uno dei due
o il comune ha sbagliato e allora dovrebbe rimandare per me una raccomandata con le scuse e l'assegno legato di tutti i soldi che hanno percepito indebitamente in questi anni. Questo signore residente a Tombaccia invece vedrà espropriarsi 400 metri di terreno. Per quello che loro danno, per noi fa ridere, non è quello che ci interessa, ci interessa naturalmente la riservatezza che avevamo prima, che abitavamo diciamo fuori da tutti dai rumori, e perciò il danno c'è, ecco, sia l'esproprio che la svalutazione della casa. Ecco. E lei e il suo legale, in quale modo vi state muovendo? Noi adesso siamo arrivati al punto che ci stiamo sostanzialmente interessando di fare avere le indennità, però valutandole in modo consono e congruo rispetto a quello che effettivamente viene espropriato. Durante l'incontro oggi ognuno avrebbe voluto spiegare le sue motivazioni, c'è chi scuoteva la testa, chi aveva gli occhi lucidi e chi non aveva e non ha tuttora voglia di arrendersi. Le scelte sono della politica, gli è stato detto, cercheremo di apportare piccole modifiche in corso d'opera, così come è successo quando è stata realizzata l'interquartieri. Una speranza per loro, sì, ma non una certezza. Non si deve fare perché si devono spendere dei soldi, per chi viene da Roma, la rete autostrade per chi è finanziata. Si deve spendere perché è utile e perché non fa danno. Sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia nel Tribunale di Pesaro Stefano Cordella, l'imprenditore fanese arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Il 48enne infatti nel giro di 3 anni avrebbe sottratto oltre 6 milioni di euro da alcune società. Ne gestiva circa 18 fra ristoranti, call center, spiagge a Fano e Senigallia. È stato vicepresidente del Fano Calcio e si è cimentato nella piccola editoria web. Cordella, che è assistito dall'avvocato Fabio Cazzola di Fano, domani mattina intorno alle 10 verrà ascoltato dal giudice Lorena Mussoni e dal pubblico ministero Silvia Cecchi. Le indagini, lo ricordiamo, sono iniziate nel 2015, ma come hanno confermato le Fiamme Gialle, sono solo all'inizio. Questa mattina nella sala trono del Palazzo Ducale a Urbino è stato celebrato il 164esimo anniversario della fondazione della Polizia. All'evento hanno partecipato circa 300 ospiti, fra i quali autorità civili, militari e religiose, e un centinaio di alunni di istituti di istruzione della zona. Durante la cerimonia è stata illustrata l'attività svolta dai poliziotti della provincia di Pesaro e Urbino. Sono stati premiati inoltre gli agenti che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico, oltre ad alcuni cittadini per il contributo fornito alla risoluzione di importanti casi. Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 19 alla ditta Profiglas nell'area industriale di Bellocchi a Fano. Secondo le prime informazioni pare che a prendere fuoco sia stato un macchinario, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco di Fano. E cambiamo argomento. Grazie al Rotary Club, questo fine settimana oltre 120 persone avranno la possibilità di effettuare delle visite gratuite ai NEI per controllare eventuali tumori della pelle. Servizio di Lino Balestra. Parlando di NEI, dal punto di vista estetico, quelli posizionati sul viso o in altre parti del corpo possono rappresentare un elemento di fascino e di caratterizzazione. Ma se vogliamo affrontare l'argomento dal punto di vista medico, dobbiamo considerare che sì, sono una caratteristica della nostra pelle, ma che vanno costantemente controllati nella loro forma, dimensione e colore, e se queste variano, sono un campanello d'allarme. Ora, grazie ad un'iniziativa del Rotary Club di Fano, 120 persone potranno dare una controllata ai propri NEI. Offriamo appunto 120 visite di prevenzione dei tumori cutanei in collaborazione con i dermatologi degli ospedali riuniti Marche Nord e i dermatologi del territorio. Le visite si terranno gratuitamente appunto all'interno dei locali dell'Università di Urbino, sede di Fano, e ringrazio per questo il professor Magnani e il professor Fanelli. È uno dei pilastri fondamentali dell'azione del Rotary, la tutela della salute, e credo con questo evento diamo ulteriormente corpo alla nostra azione sul territorio. I 120 posti a disposizione sono andati esauriti in pochi giorni, e così sabato 28 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 29 dalle 9 alle 13 6 dermatologi ospedalieri ed ambulatoriali di Marche Nord potranno visitare gratuitamente i pazienti, ma faranno il possibile
tempo permettendo, per visitare qualcuno anche di non prenotato. Vogliamo aprire l'università ad altro, vogliamo aprire a tutta la cittadinanza e cominciamo ad attivare iniziative che coinvolgano il pubblico in generale, l'utenza in generale, la città in generale e in questa maniera promuovere anche la conoscenza di quello che stiamo facendo tutti i giorni. I melanomi della pelle sono tra i più diffusi e vista la loro aggressività, la prevenzione rimane comunque l'arma migliore a disposizione. Il melanoma, come tutti sanno, è un tumore molto aggressivo che comunque può essere diagnosticato precocemente e curato perfettamente. Quindi dobbiamo arrivare a avere il massimo di lesioni sottili da asportare. Attualmente abbiamo un 90% di melanomi che vengono diagnosticati in fase molto precoce e quindi guariscono perfettamente. E il melanoma deriva da nevi che degenerano, e può essere diagnosticato con un autoesame, bisogna fare attenzione a lesioni che cambiano, che si modificano, che si allargano, oppure lesioni che compaiono d'emblè su cute sana. Quindi sono tutti elementi che devono far sospettare un melanoma. Con il romanzo La Splendente, Stefano Cinatti, 25enne di Fano, ha vinto il premio Italo Calvino 2016 a pari merito con una pesarese, Elisabetta Pierini, che ha presentato L'interruttore dei sogni. Al principale evento di narrativa per aspiranti scrittori in Italia, quest'anno sono stati presentati 660 romanzi, valutati da un comitato di lettura composto da 42 membri. I vincitori della 29esima edizione dell'iniziativa sono stati poi premiati durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta martedì al Circolo dei Lettori di Torino. Verranno premiati sabato prossimo invece i vincitori del primo concorso letterario Idiobook. Che iniziativa avrà luogo sabato prossimo? Allora, sabato prossimo abbiamo praticamente la presentazione ufficiale del nostro concorso letterario, il nostro primo concorso letterario, dove ci sarà quindi la premiazione dei 40 partecipanti che hanno mandato i loro elaborati e che si vedranno quindi premiati con la stampa del libro stesso. Ecco, è un'edizione importante e voi siete sempre, insomma, così attivi su questo fronte, non è la prima iniziativa che fate? No, effettivamente cerchiamo di portare la nostra azienda all'esterno con l'intenzione comunque di comunicare i nostri servizi, ma anche di fare quel minimo di mecenatismo, di confronto delle arti, in questo caso quelle letterarie, che comunque sia sono sempre meno considerate, specialmente con l'avvento del web, no, delle book. Noi sponsorizziamo la carta perché non c'è niente di meglio di un bel libro cartaceo. E Piazza 20 Settembre questa mattina è stata invasa da bambini e ragazzi per la 33esima edizione del Trofeo Ambrosini. È un torneo importante, 33esima edizione, quanti bambini ci sono e perché lo organizzate? Allora, 33esima edizione, sì, io sono 10 anni che lo organizzo e le scuole quest'anno sono 24 in questa fase qui. Oggi ci sono le quinte elementari, le quinte della scuola primaria, domani ci saranno le prime medie, le prime della scuola secondaria. Oggi sono 24, dicevamo, domani saranno 35, quindi in totale 500 ragazzi tra oggi e domani. Ecco, una bella cosa, una bella giornata, insomma, si divertono loro e anche per voi impegnativo. Ma ci divertiamo tanto anche noi, siamo fortunati oggi che c'è una bella giornata, però diciamo la verità, ci divertiamo tanto anche noi. È terminata la fiera agricola, Fano Geo si è spostata nei campi. Oggi pomeriggio si sono svolte le prove di aratura, raffinatura e semina con una dimostrazione pratica di mezzi agricoli di ultimissima generazione. L'evento si concluderà questo fine settimana al Falcinito Park con la 37esima festa della mietitura. La manifestazione organizzata dalla cooperativa Falcinito prevede rievocazioni storiche e serate danzanti per celebrare l'agricoltura fanese. E torna anche quest'anno la corsa più colorata di Fano. Al circuito Marconi l'Avis ripropone Colora la vita per promuovere il benessere, la felicità e l'aggregazione. Gli ingredienti per la ricetta di un evento vincente sono musica dal vivo, colori, tanta gioia, sport, volontariato e un bello spazio all'aperto. Mescoliamo bene e avremo
Colora la vita 2.0. Si ripresenta dopo il fortunato successo dell'anno scorso la coloratissima giornata organizzata dal collettivo giovani dell'Avis Fano, dove famiglie, bambini, adulti, ragazzi e ragazze di ogni età, dopo due giri di circuito Marconi, saranno completamente ricoperti di colori e formeranno a fine giornata un caleidoscopio umano. Tutto questo avverrà nel pomeriggio di sabato 28 maggio. Obiettivo? Superare il numero dei 700 partecipanti dell'anno scorso. Non sarà soltanto una corsa colorata, come appunto dice Color la Vita, sarà ancora di più una festa. L'anno scorso hanno partecipato quasi 700 persone e finita la festa ci siamo detti tutti, dobbiamo raggiungere i 1000 partecipanti e così siamo certi che sarà appunto non soltanto una corsa, sarà una festa fantastica, ricca di colori e ancora di più quest'anno ricca di musica. Abbiamo creato un palco e dei DJ, dei vocalist proprio per far sì che sia una festa da ballo, non soltanto di corso camminando, perché devono partecipare le famiglie con i bambini, devono partecipare anche le persone adulte, quindi anche coloro che non proprio tanto corrono ma che vogliono passare un grandissimo pomeriggio. Portare gadget, indumenti sportivi o che comunque ricordino le Olimpiadi per aiutarci a rendere ancora più colorata la nostra corsa. Il ritrovo è alle ore 16.30. dove i partecipanti potranno iscriversi e ritirare il pacco gara. E dalle 17 in poi avremo un'animazione curata da Lion King. Alle 18 partirà la corsa, che consta di due giri del circuito Marconi, dove i partecipanti troveranno sei postazioni di colore, che li coloreranno tutti. Verso le 19 finirà la corsa, alla fine avremo appunto questo rinfresco, questa piccola merenda, e poi per finire in bellezza la giornata tireremo delle lanterne colorate verso il cielo. E Fano diventa la capitale del rugby per le fasi nazionali dei campionati studenteschi. Da oggi fino a sabato la città della fortuna sarà invasa da 700 studenti fra i 14 e i 16 anni che durante l'anno hanno partecipato ad un progetto che nella sola città di Fano e dintorni ha coinvolto oltre 2000 ragazzi. 60 squadre provenienti da tutta Italia per tre giorni invaderanno il circuito ciclistico Marconi, zona Trave, la pista d'atletica Zengarini, il campo di calcio a 11 di via Frusaglia e il campo sportivo della società di baseball. E fra poco, dopo il TG, torna Missione Salute a condurre la settima puntata. Come sempre sarà Lino Balestra che sta attendendo i suoi ospiti. Buonasera Lino, quale sarà l'argomento di questa nuova puntata? Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. La puntata di questa sera è un'altra puntata interessantissima perché parleremo delle nuove frontiere della radioterapia e della radioterapia di Marche Nord. Ci parleranno i medici che fanno parte dell'unità operativa, saranno qui fra poco negli studi e saranno anche pronti a rispondere alle domande che voi cari telespettatori vorrete rivolgergli, quindi io vi invito a telefonare, a prenotare fin da ora il vostro intervento in diretta allo 0721 86 1433. Parleremo di radioterapia. Grazie allora a Lino Balestra, grazie anche a voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata con Missione Salute. Arrivederci.